Gentili spettatori, benvenuti all'appuntamento numero 6 di questa stagione, sesta giornata di andata del massimo campionato di calcio a 5. Di fronte qui al Palla Santa Filomena di Chieti ci sono a destra la nostra postazione gestita sul fronte tecnico da Massimo Lupacchini, c'è la formazione di casa del Civitella Color Max Sickens che si schiera con una maglia gialla con bordi bordeaux sul viola, tutto sfumato. Sul fronte opposto invece c'è la Lazio, ma i campi sembrano invertiti, quindi ci correggiamo subito. È la Lazio che gioca a destra della nostra postazione. Lazio che ha un solo punto in classifica, è in coda alla classifica stessa insieme con Meta di San Giovanni la Punta e Lynx Latina, contro i tre del Civitella che invece è sul fronte sinistro. Sempre rispetto alla nostra postazione, stiamo cercando di organizzarci per quanto riguarda le formazioni della squadra ospite del mister Fabrizio Reali. Ci sono in campo con la maglia numero 14 Barros, sta per avere inizio il match. Agli ordini dei signori intanto Salvatore Minichini di Ercolano, Natale Mazzone di Imola e Cronomen e Davide Sallese di Vasto. Eccoci al via, poi vi diremo tutto il resto. Parte la Lazio che è in campo anche con numero 12 Scaleschi, Iuri Scaleschi, eccolo qua. L'appoggio è in direzione di Roca, appunto Barros. L'attacco della Lazio che ci prova in posizione centrale. Jetson, l'uomo più pericoloso, già causa un rischio per la formazione di casa. Vorrebbero l'angolo, Mazzocchetti invece sembra non abbia toccato. Si è avuta solo la sensazione che ha alzato il braccio. Gli arbitri hanno lasciato invece riprendere il gioco dal fondo, dove si manovra con la formazione di casa che è in campo con il numero 10 Giuseppe Curri, con la maglia numero 11 eccolo qua in azione Carlos Eduardo Oliveira Morgado, detto semplicemente Dudu. Poi Coco Smith che è anche il capitano, maglia numero 18, completa il quintetto della squadra nata da Saverio Parrucci, Titon, maglia numero 27. Per quanto riguarda invece gli ospiti, completa il quintetto Gonçalves Misel che indossa la maglia numero 10, tanto questa palla sfuma sul fondo. Abbiamo parlato di Jetson, maglia numero 8, mentre tra i pali c'è il portiere del Ferraro che adesso può rinviare quando sono passati 55 secondi dall'inizio del match, ovviamente 0-0 il parziale. Partita importantissima ai fini della classifica, naturalmente parte bassa, come punteggio abbiamo poco fa sottolineato, un punto solo per la Lazio, frutto del pareggio importantissimo tra l'altro contro un'ottima squadra come il Maritime Augusta che capeggia insieme con altre la classifica, quindi punto importante e prezioso anche e soprattutto sul piano morale. Il successo largo sull'Arzignano del Civitella proprio qui sul campo due settimane fa, poi la sconfitta proprio sul campo dell'Augusta. Intanto il tentativo viene deviato in calcio d'angolo da Mazzocchetti, è stato effettuato da Misael Gonçalves che va anche all'esecuzione del calcio d'angolo stesso. Sta per partire il traversone, di nuovo sfera in calcio d'angolo per intervento di Curri, poi la conclusione violenta ma ribattuta della squadra ospite. Titon, palla d'effetto, cerca di controllarla, se ne va in progressione, rischia un bruttissimo fallo da ammonizione minimo, è andata bene a Roca perché è veramente un brutto fallo sotto la nostra postazione, gli chiede scusa Roca Barros. Titon dice guarda che cosa mi hanno fatto, azione pericolosissima, si sa che quando se ne va in progressione è infermabile questo giocatore molto molto pericoloso, ex Caos, Jefferson Fernando Titon. Coco Smith all'esecuzione, cartellino giallo inevitabile per Roca Barros, Raul Roca Barros, lo chiameremo Roca. Fallo pericolosissima perché il giocatore era in corsa, in progressione, è caduto bene sul parquet del Pala Santa Filomena. Titon, ma insomma sappiamo quanto siano insidiose queste situazioni qui.
Guadagna solo un calcio d'angolo Coco Smith, che ci ha provato col tiro diretto. Coco Smith batte a volo Curri, la prende male, la conclusione finisce nettamente sul fondo per la rimessa in gioco della Lazio. Dicevamo punti che contano il doppio per evitare la zona calda. Lo scambio offensivo degli ospiti, molto bella questa azione, ci mette una pezza Titon, bravissimo a evitare la facile conclusione ravvicinata di Jetson, poi doppia opportunità, la seconda nettamente sbagliata da parte di Misael. Pericolosissima la Lazio, che ha combinato con uno schema semplice ma razionale ed efficace una splendida manovra che Titon è riuscito a sventare anticipando di pochissimo l'uomo più insidioso, Jetson. Intanto Skeleschi spinge su Titon, e infatti Titon sta dicendo mi ha spinto, ma è stato lui poi a superare la linea del fallo laterale per la rimessa in gioco degli ospiti laziali. Si ricomincerà da Rocca, che è stato ammonito poco fa. Scambio nel breve, poi non riesce ad agganciare Misael sulla palla troppo spinta lateralmente, quindi la rimessa in gioco appartiene ai locali. 0-0 dopo 2 minuti e 13 secondi di questa prima frazione. Non c'è un gran pubblico qui al Pala Santa Filomena, pubblico che aveva gremito la gara che anticipa di solito quella di Serie A, di Serie B, la neopromossa squadra locale, Città di Chieti, che ha battuto la capolista Favenzia di Faenza 3-0. Ma questo è un altro discorso, e adesso si riprende con la rimessa in gioco dal fallo laterale, con gli ospiti che vengono talmente pressati che Jetson è costretto a mettere direttamente il fallo laterale, perché il suo collega Misael non può intervenire, così favorisce questo tocco di Coco. Il tentativo di Dudu viene eluso, anticipato ottimamente da Skeleschi, che mette in fallo laterale anche lui, però sulla parte opposta rispetto alla rimessa precedente. Coco Smith, il capitano, sotto la nostra postazione, da cui praticamente è impossibile inquadrare i dettagli della nostra poco felice balconata. Mazzocchetti guarda il suo compagno, il lancio è perfetto e poi una bellissima sforbiciata di Curri, gesto atletico di assoluto pregio, ma naturalmente bravissimo anche il portiere Ferraro, che stava sul palo giusto, il suo, non ha avuto problemi a intercettare. Leonardo Del Ferraro, fratello che assomiglia tanto, ce lo ricordiamo, Manuel Del Ferraro, che gioca altrove qualche stagione fa al Pescara, erano molto giovani entrambi. Attenzione alla botta di Morgado, respinta dalla difesa, lo stesso Morgado va a recuperare, lo fa lottando, guadagna una rimessa a fallo laterale già battuta, però poi l'arbitro fischia perché probabilmente la rimessa apparteneva alla Lazio, era di pertinenza ospite, giusto così, anche noi avevamo avuto questa sensazione, però insomma ci ha provato Dudu dall'alto dei suoi 37 anni di esperienza. Una evidente pressione e soprattutto inutile da parte di Misael su Titon, questa volta gli arbitri se ne accorgono, secondo fallo evitabile, giocato d'anticipo. Titon che adesso si è spostato, ha cambiato lato, eccolo qua in azione, sempre molto pericoloso, tra l'altro dotato di una randellata straordinaria quando gli capita, ancor più in corsa, gran fisico Titon, che adesso la smista su Dudu. Appena entrato Horvat, che ha scaricato sullo stesso Dudu, eccolo qua il giocatore croato inquadrato in primo piano. Ancora Horvat evita un avversario, il secondo no, è entrato anche per quanto riguarda la formazione ospite Biscossi, maglia numero 7, Matteo Biscossi per la squadra laziale. Sempre 0-0, pochissime emozioni fino a questo momento. Skeleschi guadagna una rimessa al fallo laterale per i locali, è entrato anche uno degli elementi più di qualità, Toni Jelavic.
Palla recuperata dal Civitella Color Max. Attenzione a Titon, gli sfugge la sfera, interviene Biscossi in fallo laterale. E Titon a rimettere in gioco quando sono passati 3 minuti e mezzo. Scaraventa un sinistro pericolosissimo ma inefficace Jelavic, perché sulla strada a ostruire il percorso c'è Misael. Si cambia lato, Horvat prepara il tiro di Titon, c'è comunque qualcuno che anticipa anche l'intervento di Del Ferraro senza alcun problema, si trattava di Misael che era ben appostato. Jetson, ancora pressing altissimo della squadra di mister Palucci, che ha avuto un avvio di stagione difficilissimo quanto a calendario, poi parleremo dei prossimi turni importantissimi con un paio di pause del campionato che si affiderà invece alla Coppa della Divisione per chi è ancora in corsa. La Lazio, se ricordiamo, è stata eliminata, mentre deve giocarsi alla metà del mese, crediamo il 14 se ricordiamo bene, sul campo del Saninis Margherita di Savoia, il terzo turno la squadra Civitella Color Max. C'è anche l'altra abruzzese che giocherà contro il Cobà a Porto San Giorgio appena fra 3 giorni, il terzo turno, cioè l'Acqua e Sapone Unigross. Naturalmente le squadre più importanti, quelle di categoria maggiore, giocano nella gara secca, come si sa, in Coppa Divisione, in trasferta. Toni Jelavic, non è successo niente durante questa nostra digressione, addirittura a pallone servito al portiere Mazzocchetti che avanza di qualche metro, poi la dà corta Horvat che non aggancia, però gli viene restituita palla bellissima per Titon che fallisce il gol dell'1-0. S'arrabbia disperato contro la parete degli sponsor. Titon si lamenta con se stesso, ma bellissimo questo appoggio preparato da sponda di Horvat che gli è servito veramente un gran pallone in corsa. Titon ha angolato troppo, era battuto Del Ferraro che non poteva che fare quello che ha fatto, un po' di mira imprecisa, un po' di cattiva sorte, perché in quelle circostanze bastano 2 centimetri davvero per fallire la rete che sembrava facile facile, naturalmente per chi fa la cronaca tutto è semplice dall'alto, in campo non è così. Adesso ancora un fallo laterale, rimesso in gioco ancora per Jetson. Alexandre Pereira, Jetson, 4 gol finora, miglior realizzatore della squadra laziale, terzo anno consecutivo maglia biancazzurra. Biancoceleste della squadra laziale. 10 gol 2 anni fa, 14 l'anno scorso, insomma quasi 30 in 2 anni, è rimasto nella Lazio anche quest'anno. Attenzione a questa palla, clamoroso errore della squadra di casa con l'appena entrato giovanissimo Rocchi Gianni, servito ancora da Horvat, uomo assist. Un po' di ingenuità di Rocchi Gianni, un po' per il fatto che era troppo in avanti rispetto alla posizione del pallone, ma attenzione agli ospiti che vengono pericolosamente in avanti, pasticciano, perché era una buona occasione con Rocca Barros, poteva fare diversamente, ci riprova Rocca ma l'alza troppo con questa sfera deviata, deve fare tutto tranne quello che ha fatto, di appoggiare all'indietro per i suoi compagni, è stato eccessivamente generoso, avrebbe potuto anche concludere frontalmente, sia pure in posizione un po' decentrata rispetto alla porta di Mazzocchetti, ma un attimo prima Rocchi Gianni, stavamo raccontando, a porta vuota, sparacchiato alto, ripetiamo, era un po' più avanti rispetto all'appoggio di Horvat, comunque è stato bravissimo a liberarlo. Ancora Horvat, poi in mezzo Jelavic respinge e salva e allontana per la squadra laziale. Bisiak, Dejan Bisiak, che è un giocatore sloveno, 30 anni. Horvat, Rocchi Gianni, da indietro per Mazzocchetti, 6 minuti e mezzo di questa prima frazione, naturalmente ancora 0-0, ma 2 grandi opportunità soprattutto per i locali che hanno divorato il vantaggio. L'appoggio di Rocchi Gianni è impreciso, direzione di Capitan Coco. Ancora Bisiak,
recupera Rocchigiani, bel gioco aereo che cerca di mantenere, poi viene pressato fino al calcio di punizione. Non è convinto Daniele Chinelli, che è un po' un'istituzione, naturalmente sappiamo perché, in questa squadra. Lazio, che dicevamo prima era stata eliminata dalla Coppa della Divisione dall'Olympus, se ricordiamo bene. Intanto c'è questa punizione insidiosa, ma soprattutto il peso dei tre falli. Gran botta di Jelavic, palla deviata sul fondo. L'angolo di Coco, la botta di Jelavic, che però viene controllato a distanza da un suo avversario. Jelavic, Coco, ma la palla viene recuperata dalla squadra laziale, che indossa una casacca tutta nera, come vedete, naturalmente, dall'inizio del match. E adesso Jackson, che cerca spazio, non lo trova, cerca un appoggio per concludere il triangolo, non gli riesce con Chinelli, che non riesce a far filtrare appunto questo appoggio, recuperato da Coco Smith, che adesso manovra anche lui a caccia di spazio, e infatti la conclusione arriva, il suo sinistro fuori di pochissimo, controllato comunque dagli occhi vigili del Ferrari. Restano 12 minuti e mezzo in questo primo tempo, mentre è entrato Vitigno dopo un'assenza nella parte iniziale del campionato per infortunio. Falcetta, Vitigno, il suo nome abbreviato. Intanto proprio lui va a salvare sulla incursione degli ospiti. Intanto sotto la nostra postazione protesta Chinelli perché Coco aveva trattenuto il suo avversario, probabilmente vogliono un intervento arbitrale. Arbitri che hanno concesso il vantaggio. Ecco, adesso riusciamo a inquadrare forse l'arbitro che sta discutendo con il tecnico. Si riprende dall'angolo, fuori della Lazio, Jetson, gran botta, finisce sul corpo di Vitigno. Manca ancora Romano, ex Rieti, già l'anno scorso in prestito al Civitella Color Max. Attenzione a questo attacco però, e Jetson che ci riprova, batti e ribatti, sembra veramente un gioco di biliardo. La sfera torna a Jetson, il lancio viene intercettato da Coco che allontana. La minaccia non c'è, se non nella distinta. Fabinho fino a questo momento non è stato utilizzato, è ancora in precarie condizioni, staremo a vedere se il tecnico Palucci lo vorrà fare o ne potrà fare a meno, oppure lo utilizzerà in un secondo tempo. Intanto Horvat, dall'alto il suo fisico, sposta lateralmente Jetson, quindi primo fallo anche della squadra di casa, un fallo contro tre, ma il risultato non si schioda, sempre 0-0, 11 e 44 da giocare. Questo primo tempo interessante solo a tratti, però anche tanti errori, tante imprecisioni. Troppo conta il patrimonio dei tre punti, una gara veramente importantissima. Attenzione a questa bella azione che Gargantini, appena entrato Matteo Gargantini, si era procacciato in un primo tempo, dopo appoggiando però male, troppo in profondità, a Coco Smith. Sta utilizzando tutto quello che può il tecnico Palucci, è entrato anche Lupi sull'altro fronte per quanto riguarda la squadra laziale, maglia numero 23, mentre Roccabarros, Scheleschi, eccolo qua Lupi, Jacopo Lupi, Rocca, ancora Lupi, cerca di liberare qualcuno, però i suoi compagni sono altrove, quindi si ricomincia da Dudu.
Vitigno. Coco Vitigno cerca di liberarsi, lo fa, poi viene spinto veramente al limite, gli arbitri li lasciano correre, il contrattacco ospite, lo stesso Vitigno devia in calcio d'angolo. Non ci sono state proteste sull'azione precedente. Attenzione alla finta molto bella di Scaleschi, la conclusione però di sinistra viene scheggiata in calcio d'angolo, comunque era imprecisa. Bella l'iniziativa di Yuri Scaleschi, ex Augusta. Il recupero di Dudu, questa volta veramente al limite, gli arbitri lasciano ancora continuare, non gli credono. Gli ospiti recuperano e possono gestire in fase difensiva questo pallone scagliato poi in avanti da Del Ferraro, troppo lungo l'invito in direzione del suo compagno Misael Gonçalves. E allora si ricomincia con Vitigno, 10 minuti poco più alla fine di questa prima frazione, ancora reti bianche. Parte un intervento di Mazzocchetti, sono state due grosse opportunità per i locali non sfruttate, ma la gara è sostanzialmente equilibrata. Gargantini, poi l'appoggio di Dudu, di tacco viene intercettato da Jetson, fa tutto lui, però Dudu è bravo a capire la traiettoria e quindi mette in fallo laterale. Scaleschi pensa a qualche soluzione, poi la trova e Mazzocchetti in due tempi, di piede, poi con le braccia abbranca il pallone. Il rischio evitato. Dudu, pressing alto adesso della Lazio, cerca di liberarsi Titon, è tornato in campo, non sfonda, attento però è Scaleschi, bravissimo un po' dappertutto il buon Yuri. Classe 92 l'anno scorso la Lazio con 6 gol, 2 anni fa con il Metena 2 con 18 reti. Titon ci ha provato, qualcuno ha respinto, palla recuperata dallo stesso Titon e dal fallo laterale. Intanto c'è un giocatore rimasto a terra, forse colpito dalla botta di Titon. L'arbitro giustamente interrompe il gioco. Sotto 10 minuti, 9-13 per essere precisi, 0-0. È stato abbastanza equo fino a questo momento. Vediamo di chi si tratta. Era Roca, Barros. È stato sostituito, comunque non sembra essere cosa di grave, forse una contusione sulla coscia destra. Vitigno, bello il taglio per Jelavic che tutto è tranne che destro, il piede preferito è il sinistro, la conclusione è stata ribattuta e poi la conclusione dalla distanza di Bijak che viene bloccata tranquillamente da Mazzocchetti. C'è qualche sprazzo di gioco discreto, ma insomma non è una partita spettacolare fino a questo momento. La conclusione di Misael, tirata in calcio d'angolo. Seguito in questo istante, Jetson pensa al tiro, l'effettua, c'è la torre chiamata Horvat, Matej Horvat, spilungone croato che sta giocando bene dall'inizio, servito due assist deliziosi, non sfruttati dai compagni. Scaleschi,
Vizhak. Il giocatore sloveno, trentenne, che ha vinto anche uno scudetto con la squadra più prestigiosa della sua area, l'Economac. Anticipo di Toni Jelavic. Tanto c'è un time out chiesto dalla panchina laziale. I Serreali chiama raccolta i suoi quando siamo giunti quasi al dodicesimo pieno di questa prima frazione non entusiasmante. 0-0 è la logica conseguenza. Eccoci qua, Vizhak che non ritrova il pallone. Si è perso dietro il telone, ecco qua. Si riparte dal Ferraro. Vizhak, Skeleski. Jetson, seguito Jelavic, cercano lo scambio in velocità il giocatore della Lazio, ma non trae profitto Misael dall'appoggio al tocco di Vizhak troppo in profondità. Rocchigiani, Jelavic, Titon fa tutto da solo. Titon, bravissimo! È stato Vizhak a interrompere questa progressione sulla fascia sinistra, pericolosissima di Titon, che ha questa peculiarità. Nonostante la sua mole, rapidissima in quelle circostanze. Horvat viene preceduto provvidenzialmente sulla possibile deviazione da Misael, è stato attento a capire tutto. Jelavic, fronte destro, Andrea Rocchigiani, Horvat. Un tiro cross che non ha nessuna pretesa. È rientrato Biscossi per la Lazio, maglia numero 7. Spazi per la Lazio, Del Ferraro cerca un compagno libero ma lascia anche la porta spalancata, ma non ci sono problemi. Tutto semplice per Skeleski. Ancora il quintetto laziale che cerca di gestire questo pallone, fa un po' di fatica, Titon sembra strappare, lotta, guadagna un fallo laterale sotto gli occhi del direttore di gara, del secondo arbitro del match. Ancora Titon, altro fallo laterale, secondo arbitro di Natale Mazzone di Imola, primo ricordo Salvatore Minichini, Piercolano, mentre c'è un fallo, proprio Minichini va a segnalare l'irregolarità di Vizhak, anzi si è stato suo collega a commettere fallo su Horvat, è stato Skeleski che non è convinto, ma fallo
viene decretato non lontano dalla nostra postazione ed è il quarto della serie contro l'unico della formazione Civitella Color Max, in quanto mancano 6 minuti e 39 può fruire di questa punizione su uno sbiadito 0-0. Lunghissima rincorsa di Jelavic, ci prova, gran tiro e sarebbe stato gol senza il corpo di Bijak praticamente sulla linea. Grandissima esecuzione di Jelavic, gol sicuro 100% perché la palla era indirizzata nell'angolino nel alto della destra, alla destra del portiere del Ferraro. È stato Bijak che infatti è esultato, come si dice in questi casi, quasi un gol fatto senza quasi, quindi è la più ghiotta occasione. Punizione di Jelavic, dunque stiamo appuntando nel 7. Bijak sulla linea ha salvato la propria porta. Adesso ci prova la Lazio, riparte proprio dal giocatore sloveno. Rokan non filtra, vorrebbe mano di Horvat, l'azione invece per Civitella continua, però non trova nessuno, poi Horvat fa tutto da solo, l'idea è buona, del Ferraro è bravo, angolo. Esecuzione di Mati Horvat, pericolosa, il portiere allontana, fallo laterale, poi Chilelli mette fuori, ma c'è stata una deviazione dello stesso Horvat, quindi giusta decisione arbitrale di assegnare agli ospiti questa rimessa effettuata da Jetson. Il Ferraro si sposta lateralmente per allargare un po' le maglie dei locali che stanno cercando di alzare la pressione di qualche metro. Jetson precipita a terra sull'intervento di Titon, ma non ci sono falli. Daniele Chilelli, ancora Jetson, idea tiro, deviazione di Titon che mette fuori. Cinque minuti e mezzo, pubblico senza grande partecipazione. Adesso Pala Santa Filomena diciamo che si è parzialmente riempito, però in effetti la partita non è così stimolante, naturalmente tutta da giocare, ci mancherebbe, basta poco per cambiare l'inerzia. E adesso c'è questa soluzione tentata con la diagonale eccessivamente forzata da parte di Titon che termina comunque sul fondo senza grandissimi rischi per Del Ferraro. Il recupero difensivo di Jelavic è buono, collabora Rocchigiani, ancora a Jelavic sull'appoggio di Horvat a ritroso, Coco Smith, Rocchigiani, Coco, ci sono spazi nonostante il gran movimento dei giocatori casacca giallo-viola. Jelavic, Horvat arretra il Civitella Color Max. Bello spazio per Rocchigiani, potrebbe tirare, infatti ci prova a pugni chiusi, allontana Del Ferraro, perfeziona Bijak, palla poi rimessa direttamente in fallo laterale, si cercava Lupi, invece la squadra di casa, squadra ospite ha trovato direttamente in fallo laterale, favorisce questa rimessa in gioco per Jelavic sotto la nostra postazione, so quanto riusciate a vedere, palla ribattuta, sfera che viene raggiunta da Rocchigiani che viene pressato alle spalle, non c'è fallo secondo il direttore di gara, vediamo un po' che cosa tira fuori il cartellino giallo, scuote la testa Rocchigiani, probabilmente è stato ritenuto un fallo tattico perché altrimenti non c'è altra spiegazione. Ha trattenuto il giocatore che stava probabilmente fuggendo, magari si aspettava un fallo a suo favore, non è andata così.
quindi sale a 2 il numero dei falli dei locali più il giallo combinato a Rocchigiani, che non era però convinto della decisione arbitrale. Pressione direttamente tra le braccia di Mazzocchetti, anche questa molto velleitaria da parte degli ospiti, particolarmente con Misael, che non ha preoccupato ovviamente Mazzocchetti. Jelavic, il taglio intelligente, però poi scivola Curri, che è appena rientrato, si era accentrato Curri, invece l'appoggio era laterale. Molti errori di calibratura in questo primo tempo, con pochissime occasioni da segnalare. Lo 0-0 ci sta, anche se Civitella ha avuto qualche opportunità più ghiotta fino a questo momento, non è andata poi a buon fine. Dudu, Coco non trova spazio per le sue intelligenti geometrie, come ci ha abituati a fare. Grande azione di Horvat, che però è costretto a dare indietro perché non c'è nessuno centralmente nell'area piccola. Adesso Horvat, vediamo cosa si inventerà. Doppia finta col corpo, e bravissimo Scaleschi a dire di no dopo che aveva superato Lupi. Ci sembra il più produttivo Horvat fino a questo momento, ha fatto buone cose. Si riparte da Coco Smith quando il cronometro dice 3 minuti e 23, e poi la palla finisce direttamente dall'angolo di Coco Smith. Forse all'ultimo a toccare è stato Scheleschi, non si è capito bene. Comunque una carambola strana che è finita in rete. Passa in vantaggio il Civitella Color Max, è stato Horvat l'ultimo a toccare, quindi la palla è finita dentro il sacco, un po' a sorpresa. E quindi 1-0, cambia il risultato quando mancano 3 minuti e 19 secondi alla conclusione di questa prima frazione. Vedremo se il ritmo cambierà. Attribuiamo il gol a Horvat su angolo di Coco. Eccolo qua Horvat, ne stiamo parlando proprio bene in termini positivi. Questa prima frazione giocata con diverse sue idee, premiate poi poco fa. Lupi, Jetson, Del Ferraro guadagna qualche metro, però poi l'appoggio non gli riesce bene, quindi la rimessa in gioco è per Dudu. Dudu ancora lui, trova spazi. L'appoggio di Curri viene a trovare un suo avversario diretto, che adesso ci prova, ma è anche bravo Dudu, che vorrebbe fallo per gioco ostruzionistico, ma insomma così non è. Così si ricomincia da Lupi, chiede l'appoggio di Del Ferraro. Lunghissimo lancio, interessante, perché Mazzocchetti è costretto a uscire addosso al suo avversario. Retropassaggio, adesso da corto il pallone il portiere laziale a Jetson, non trova compagni liberi. Lupi, l'idea è buona, il lancio decisamente no. In direzione di Scheleschi, ci si avvia verso la conclusione di questa prima frazione, poco meno di 2 minuti. Coco Smith cerca di inventarsi qualcosa, trova l'angolo sulla respinta di Jetson. Ritmi blandi, ma Civitella va bene così, vince 1-0, gara che si è sbloccata poco fa. Palla ancora pericolosa, e poi l'opportunità per Curri, viene rintuzzata la difesa, sfera in fallo laterale per l'ultimo tocco di Jetson. Luis Anderson, Coco Smith, che è anche il capitano, ormai sono 3 stagioni che sta nella squadra del Civitella, l'ex Acqua e Sapone.
sbaglia però tutto il Civitella proponendosi dall'angolo. Doppia finta di Jetson che prova il tiro dalla distanza sulla traiettoria, c'è il corpo di Jelavic. Juri Skaleski, palla corta per Biscossi, Skaleski, poi attenzione, si libera bene ma conclude sul corpo di Dudu Morgado, Misael Gonçalves. Ancora un fallo laterale quando mancano 1 minuto e 20 secondi alla conclusione della prima frazione. Ennesimo lancio nel deserto da parte di un Lazio che non ha trovato la scossa giusta, la reazione giusta. Coco Smith, Jelavic, Vitigno, bella questa apertura per Jelavic per il suo sinistro micidiale, bravissimo del Ferraro perché si fa trovare pronto. Sappiamo come Jelavic di gol ne ha fatti tanti con il suo fendente mancino, quindi è sempre molto pericoloso laddove trova spazio. Palla molto lunga di del Civitella, Dudu incontra il corpo di Bijak e quindi solo una rimessa al fallo laterale. Siamo negli ultimi 57 secondi, 1-0 per il Civitella color Max Sickens contro la Lazio. Coco Vitigno scivola sul parquet, lo richiama l'arbitro perché ha trattenuto il pallone rischiando il cartellino giallo, è stato solo un richiamo. Biscossi cambia lato verso Del Ferraro, Biscossi ancora lui. Bijak, controllo un po' a fatica sulla pressione asfissiante di Dudu. Ancora Jetson, ultimi 20 secondi, Bijak pensa al taglio e la palla giunge, attenzione a Misael, gli va incontro Mazzocchetti che fa un prodigio col corpo, dice di no dopo che la palla era stranamente filtrata, e poi c'è il fallo evidente su Dudu da cartellino giallo sicuramente per Bijak quando mancano 10 secondi alla conclusione di questa prima frazione. L'ultima opportunità per il Civitella color Max, dovrebbe essere il quinto fallo degli ospiti, ma conta poco anche perché veramente siamo agli sgoccioli, chissà se ci proveranno dalla distanza sul pallone. E Jelavic dice aspetta, pochi secondi, rischia Jelavic sull'appoggio laterale verso Coco per l'intuizione di Misael che poco fa ha avuto la grande palla del pareggio, bravissimo Mazzocchetti, decisivo. Suona la sirena, 1-0, gol attribuito a Horvat, vedremo meglio poi nell'intervallo se è tutto confermato per l'autore del gol, ma soprattutto quello che conta è l'1-0 per Civitella color Max contro la Lazio al termine del primo tempo qui al Pala Santa Filomena di Chieti. A dopo. Secondo tempo qui al Pala Santa Filomena tra Civitella color Max che giocherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione contro una Lazio che ha subito il gol a 3 minuti dalla fine della prima frazione, che non è stata esaltante dal punto di vista spettacolare tecnico, abbiamo detto più volte. Gol attribuibile a Horvat con una strana carambola, comunque la palla è finita dentro, 1-0 con il Civitella Casanova che ha fatto sicuramente qualcosina in più in termini di occasioni clamorose rispetto a una Lazio che ha avuto la più ghiotta proprio poco dopo il gol dell'1-0 con Misael che ha tirato come doveva, ma è stato bravissimo Mazzocchetti, gran merito solo di avere l'uso evitato il risultato di parità. Il tecnico Palucci non ha utilizzato per niente Fabinho, il bravissimo pivot che finora ha segnato 4 reti, il miglior realizzatore
però viene da una serie di problemini che non sono stati evidentemente ancora risolti, a meno che non voglio utilizzarlo in extremis, non ho utilizzato neanche Dodò Correa, quindi le rotazioni sono sempre più o meno le stesse. L'attacco di Misael fa tutto bene, attenzione, poi viene messo a terra da Dudu che rischia il giallo, ma è stato un fallo di tanta marpioneria, tanta esperienza, tanto mestiere, perché Misael si era liberato sul fronte mancino con uno slalom bellissimo, è pronto a concludere il fallino propizio al momento giusto per evitare una conclusione che sarebbe stata probabilmente pericolosa. Adesso c'è solo questa punizione, però Dudu che ha chiesto subito scusa, ma questi falli sono importanti e hanno il loro peso. Vediamo un po' a chi verrà affidata l'esecuzione. Se però prima asciugare il terreno di gioco. Questo minuto iniziale, sono trascorsi solo 39 secondi. Vediamo pronto anche Daniele Chilelli, entro i 4 secondi, l'esecuzione è pericolosissima, Mazzocchetti in due tempi, sempre per Chilelli, rischio per la squadra di casa su questa punizione, ancora Daniele Chilelli, cerca collaborazione, non la trova, Titon va via sul fronte sinistro, si allunga troppo il pallone, cerca di gestirlo ancora, Horvat che va a recuperare, trattiene fra tre uomini, poi però finisce col perderlo. Buono questo appoggio di Chilelli con lo scavino, Misael e poi Jetson che travolge Mazzocchetti, gli fa anche male sul piede, non riesce a correggere sotto rete, grande opportunità per la Lazio, l'abbiamo vista una Lazio piuttosto vivace in questo avvio di ripresa, deve recuperare lo svantaggio, ha avuto già due opportunità, la prima con la punizione precedente, sembra tutto a posto però per Mazzocchetti, questa non corretta da Jetson sulla buona idea di Misael, che era stato liberato da un appoggio da parte del capitano Daniele Chilelli. Autore del gol Matteo Horvat, abbiamo visto giusto nel corso del primo tempo, anche qui una carambola strana, comunque 1-0 per il Civitella Cromax, porta la sua firma questo esiguo vantaggio e poi Dudu ci prova, del Ferraro in qualche modo allontana, palla che finisce sulla parte opposta del campo, Coco Smith pronto al rinvio però non se ne accorge, ma supera la linea, il fallo laterale, poi devia di nuovo, adesso se la prende con i suoi che ci hanno messo tempo a retrocedere, a ritardare, dunque i suoi compagni, ci ha pensato lui con questa deviazione. Attenzione a Jetson, bravissimo è stato Dudu a dirgli di no perché il tiro era insidioso in diagonale, cerca lo scambio Horvat, Dudu invece va altrove, Horvat si gira all'altro, con in qualche modo il pallone filtra, palla tra il palo e il portiere del Ferraro, ancora lui Horvat che aveva seguito con gli occhi l'azione congegnata in schema con Dudu, si era spostato sul fronte opposto cercando lo scambio, poi il sinistro violento però è stato anche beffato dal tocco del palo, il portiere del Ferraro, pallone che si è infilato tra il portiere che forse ha avuto un'incertezza in tutto questo e il palo stesso, quindi quando sono trascorsi 2 minuti e 5 secondi nel corso della ripresa, 2-0 doppietta di Horvat per il Civitella, Color Max che acquisisce un vantaggio importante che pesa sulle spalle di una Lazio generosa ma inconcludente, che aveva cominciato abbastanza bene il secondo tempo, poi però è stata più concreta la squadra civitellese di questo piccolo centro che noi teniamo sempre a ricordare, sicuramente costituisce un autentico record nel mondo dello sport, non solo del calcio a 5, con 1800 anime addirittura nella massima categoria quando pochissimi anni fa militava in Serie C, è stato davvero prestigioso per la squadra del presso Augusto Recchi e del suo staff, per i Papalinetti di Luzio e compagnia. Horvat cerca di pescare sul fronte sinistro Titon, però d'anticipo è Jetson, ma attenzione al tentativo di Rocca, non riesce, anche Jetson trova il muro
di Horvat, ancora il migliore in campo, l'avevamo detto prima che segnasse i due gol, lo confermiamo senz'altro. Grande giornata del ex pivot della squadra dell'Imola. Attenzione, ottimo anticipo di Cocosmetti che capisce tutto, la palla poi si infila tra le gambe del Ferraro che in questa circostanza è fortunato e poi finisce sul fondo, solo un calcio d'angolo, grandissima opportunità, ma anche bravo Coco Smith che ha intuito tutto in anticipo, ha trovato spazio, poi ha calciato di sinistro. Il pallone ha oltrepassato le gambe di Del Ferraro, però le stesse gambe hanno salvato il numero 24 della squadra laziale, evitando il terzo gol che sarebbe stato pesantissimo ed eccessivo nelle proporzioni per una Lazio che ci sta mettendo cuore, ma insomma i limiti ci sono anche in una formazione che resta, che ha un punto soltanto. Ma attenzione a Misael, grande occasione, tutto solo, che bello quell'appoggio di Jetson, mi è sembrato un lancio perfetto, ancora Misael contro Mazzocchetti, duello tra i due e di nuovo Mazzocchetti la spuntata perché ha detto di no per la seconda volta, come era successo in coda alla prima frazione. Horvat controllato, Coco Smith, poi Dudu, ancora Dudu, giocatore preziosissimo nell'economia del gioco del Civitella, che ha dato un contributo di esperienza sin dalla prima giornata. Horvat stavolta un po' stanco ci appare, non riesce ad agganciare, palla che finisce in fallo laterale, sta pensando a una sostituzione, tecnico Palusci, probabilmente tornerà in campo Jelavic. Cercava con gli occhi una punizione Misael, l'arbitro ha detto di no, viene sostituito, torna in campo Yuri Skaleski con la maglia numero 12 per gli ospiti, che stanno perdendo 2-0 quando mancano 16 minuti e 15 secondi alla conclusione. Doppietta di Horvat, partita importantissima come dicevamo in apertura della nostra telecronaca per tutte e due le squadre, perché hanno fame di punti anche se siamo solo al girone di andata. Va a beccare un angolo del terreno scivoloso, Dudu se ne lamenta, occasione sfumata, eccolo qua Misael, Skaleski, ancora Misael, è stato comunque tra i più pericolosi. Dudu anticipa anche il suo portiere, Horvat che se ne va, cerca spazio per il tiro, ci sta pensando, poi allarga Jelavic, appena entrato gol, 3-0. Bella questa manovra del Civitella Color Max, con troppa facilità però infilata la difesa di una Lazio distratta, anche in questa circostanza avrebbe potuto fare meglio. Via libera a Jelavic che ha un sinistro micidiale, non ha neanche forzato tanto, il pallone si è infilato tra le gambe di Del Ferraro e adesso chiede time out il portiere, scusate l'allenatore ospite, sul parziale di 3-0, pesantissimo gol di Jelavic dunque quando mancano 15 minuti e mezzo alla conclusione del match. Bella comunque l'azione, la percussione ancora una volta di Horvat che gli ha fornito l'assist, gli ha aperto il varco per concludere in modo vincente. Quindi questo 3-0, doppietta di Horvat, un gol di Jelavic, l'abbiamo detto in anticipo, se gli capita il pallone sul piede sinistro sono difficoltà e guai per le squadre avversarie. L'ha fatto senza neanche forzare più di tanto, il pallone però ha trovato il varco giusto. Niente da fare per Del Ferraro, ma insomma che ha poche responsabilità in questo caso, semmai qualche cosa da rivedere in occasione del secondo gol. Mentre nel primo gol, quello di Horvat, è stato un po' un pasticcio generale, la difesa che non ha protetto il portiere sull'angolo di Coco Smith, da cui poi si è generato il gol del citato Matteo Horvat. 3-0, adesso è veramente dura per la squadra di Reali, che naturalmente ha rinunciato, come era prevedibile, al portiere, il portiere di movimento è Bijak che indossa la casacchina del quinto attaccante. Vedremo un po' come reagirà la squadra di casa o se i locali, attenzione intanto a questa circostanza, approfitteranno della porta vuota sul campo opposto. Si allunga troppo Skaleski, poi vince un contrasto con Coco, lo stesso Skaleski che va a recuperare Jetson,
Misel Jetson scarica su Skeleski, si cercano varchi, si sposta il gioco sul fronte completamente sinistro e adesso si ripropone però per vie centrali. Bijak pensa al tiro, l'effetto, gran botta, traversa piena, grande occasione, la più ghiotta per la Lazio che non ha neanche fortuna. Tutto questo quando siamo entrati nel sesto minuto di gioco. Traversa piena di Bijak, un'autentica fiondata imprendibile per Mazzocchetti, mentre il pallone ha superato la linea, dice il direttore di gara, il secondo arbitro, vi ricordo ancora, è Natale Mazzone di Imola, che coadiuva Salvatore Minichini di Ercolano. Da Vasto invece il cronoman Davide Sallese. Fa girare palla la Lazio, cerca un altro varco come ha trovato prima Misael, ci prova, bravo Rocchigiani a capire tutto, metterci il piede giusto, si riparte dall'angolo a destra della nostra postazione. Bijak, l'autore dell'occasione più clamorosa degli ospiti, con una traversa piena poco fa. Jetson, palla verso il centro, ottimo l'intervento di Coco Smith a stoppare le intenzioni della formazione ospite, che va di nuovo all'angolo con Roccabarros. Jetson, scambio con Misael, si sposta dove c'è Bijak, ancora Jetson che forse pensa al tiro, poi scarica su Skeleski, ancora sul fronte destro, attenzione, poi la combinazione non riesce con Misael, era stato servito abbastanza bene dal suo compagno Barros, Roccabarros. Non agganciato sotto misura, lungo lancio da parte del portiere Mazzocchetti, Horvat si allunga però troppo il pallone con lo stop, l'ultimo a toccare è Rocca, giusta la decisione arbitrale. Smith, Coco Smith, adesso Jelavic che deve per forza allungare sulla parallela del fallo laterale dove non c'è comunque nessuno, si riparte dalla Lazio, l'anticipo di Jelavic, l'attacco dove arriva Misael molto attivo in questa seconda frazione, grande recupero a ritroso di Horvat che però si fa male, no, si rialza, tutto a posto, lungo lancio di Mazzocchetti ma non c'è nessuno, palla che sfila verso il fondo dove c'è Skeleski, torna tra i pali del Ferraro, quindi si ripartirà da lui, probabilmente cercherà di alzare il pressing il Civitella Color Max per evitare il cambio e quindi l'inserimento del quinto attaccante. Forte anche di questo 3-0 pesantissimo, due gol di Horvat, lo ricordiamo, è un gol di Jelavic, ci prova Rocca, c'è sulla traiettoria ancora una volta il capitano generosissimo Coco Smith che ha un grandissimo senso tattico come noto. 13 minuti e poco più da giocare in questo match, 3-0 per i locali. La Lazio ci riprova, eccoci qua con Bijak di nuovo, portiere di movimento, doppia finta, poi non conclude, ribatte Horvat, la porta è libera, il suo destro sbagliato, completamente errore questa volta di Bijak, scusatemi, di Horvat, poteva fare decisamente meglio, aveva la porta spalancata. Il recupero dei giocatori civitellesi, ancora Horvat che combatte, perde lo spazio, il tempo, attenzione a Misael che finisce per le terre su Coco che aggancia, commette fallo, si becca l'ammonizione, ma fallo provvidenziale anche questo perché Misael sarebbe rimasto da solo tu per tu con Mazzocchetti per proseguire il duello precedente, anche se in posizione decentrata, punizione abbastanza ravvicinata, importante per la formazione laziale, ma Coco non aveva grandi scelte. Ammonito dunque Coco dopo Dudu, inevitabili cartellini gialli, sacrosanti. L'avvio di gara era stato anche ammonito Rocca, ma proprio dopo pochissime battute, rischiando grosso su un Titon in corsa. Barriera 3, sta fuori dal gruppo soltanto Dudu.
Chinelli ancora come prima. L'esecuzione è affidata probabilmente al capitano come in precedenza. Vediamo un po' che succede. Sì, il corpo di qualcuno respinge, di nuovo c'è qualcuno che si intromette. Curri, sì, tra la destinazione finale, cioè la porta, e l'esecutore stesso, che era Misael solo angolo, che viene battuto dallo stesso Chinelli. Il colpo impreciso di Scaleschi, viene ribattuto una affollatissima area da Coco, in fallo laterale, si ricomincia da lì. Grande pressing della Lazio, del resto non ha alternative. Questo 3-0 sul gruppone, adesso non c'è il portiere di momento, è tornato tra i pali del Ferraro, ma la Lazio è ancora in attacco. Deve tentare di riaprire questa partita, ma il tempo a disposizione è tantissimo. Misael, sempre lui, è bravo a liberarsi in velocità e con un buon dribbling dei suoi avversari, ma Coco è alle sue spalle, sempre il capitano, per l'ennesima interruzione di gioco. Sfera in fallo laterale. Vediamo il tempo, 12 minuti esatti alla conclusione del match, 3-0 per i locali, doppietta di Horvat e poi un gol di Jelavic sulla traiettoria indirizzata verso Chinelli. C'è l'intervento di Rocchi Gianni. Jetson scarica su Scaleschi. Chinelli, di nuovo il portiere di movimento, è chiaro. Attenzione al tiro e poi la deviazione di Chinelli, che indossa la casacchina, il quinto attaccante, sotto misura, però la palla termina sull'esterno della rete. D'anticipo gli ospiti che possono contrattaccare. Si ricompone la difesa del Civitella Casanova, intervento di Curri, falloso, e Curri ha rischiato anche il giallo secondo la nostra considerazione. Terzo fallo però del Civitella Color Max, che appesantisce questo fardello di penalità contro zero della Lazio. Misael ci riprova e questa volta va dentro la palla, la deviazione sotto misura di Bijak, palla che è filtrata in qualche maniera. 3-1, accorcia le distanze la Lazio, che ci ha provato in tutti i modi. Alla fine ha trovato il pertugio giusto contro un Civitella estremamente rinunciatario, costretto alla difensiva da una pressione costante. Quindi gol segnato a 8 minuti e mezzo esatto dalla conclusione, scusate, all'ottavo minuto e 30 secondi del secondo tempo, a 11 minuti e mezzo la conclusione, a Bijak sul tiro di Misael. Però una correzione sotto rete, forse il pallone sarebbe anche entrato. Comunque 3-1. Adesso ci prova il Civitella, che sul primo palo trova Del Ferraro con l'innesto, il ritorno in campo di Titon. Jelavic, troppo lunga per Titone, costretto a smorzare col capo, e adesso vedremo se Lazio riproverà col quinto attaccante. Adesso ha preso coraggio la squadra di Reali, subito troppo il Civitella Color Max in quest'ultima fase. E sì, eccoci di nuovo con Chinelli, indossa la casacca. Coco Smith, sempre lui che recupera, Titon, la porta è libera, ma naturalmente davanti a Jelavic c'è qualcuno, Scaleschi, è sembrato lui, a deviare in fallo laterale sul tentativo dalla distanza. Sì, era Scaleschi, da parte di un Jelavic che può soltanto fruire di una rimessa in gioco, come vedete dalle immagini. Coco Smith, Titon, lo scambio non riesce con Jelavic. Bijak, autore del gol, praticamente sulla linea. Qui la Lazio ha accorciato le distanze poco fa. Ci riprova pericolosamente con Mazzocchetti, che salva sulla linea. Grosso rischio della squadra di casa sulla deviazione di Chinelli, era stato lesto
correggere l'appoggio. Non è fallo laterale, dice l'arbitro, ma angolo. Quindi bisogna ripetere il tutto. Retropassaggio, si ricomincia da Jetson in funzione di play. Scarica su Misael, aspetta Daniele Chilelli. Tiro ribattuto e poi Jetson ci prova con una lunga rincorsa. Altra deviazione. La palla assegnata agli ospiti, protestano i giocatori di casa. Jetson, Misael, ancora Misael, tra più vivaci, l'abbiamo già detto, soprattutto nella ripresa. Ancora Chilelli e ancora Mazzocchetti a dirgli di no, poi viene trattenuto, cerca un po' di imbucare in avanti, la Lazio se la cava e Horvat è bravo a superare il suo avversario, forse cercava il fallo perché è stato un po' trattenuto. Protesta il pubblico, questa volta l'arbitro invece assegna un fallo laterale alla Lazio che già l'ha battuto. Misael, Daniele Chilelli, ancora Jetson, cerca un compagno libero. Horvat non riesce a seguire il suo avversario, ci pensa Dudu in seconda battuta e calcio d'angolo sull'incursione di Scheleschi. 9 minuti e 20 alla conclusione, sempre 3-1 Lazio che ha segnato poco fa. Misael, Jetson, conclusione ribattuta da Jelavic. Minutaggio altissimo di diversi giocatori del Civitella che guadagna bel pallone e poi sulla linea salva Scheleschi, anzi Jetson sulla conclusione in girata di Jelavic, sarebbe stato il 4-1, torna tra i pali del Ferraro. Grande opportunità, salvataggio sulla linea, equivale a un gol come diciamo anche prima, proprio allo scadere dell'undicesimo minuto. Quindi Jetson sulla linea ha salvato sulla conclusione di Jelavic in girata. E adesso la contromossa con il portiere di momento anche per il Civitella. Rischia tantissimo Coco sul tentativo di appoggiare i compagni e Bijak ha deviato, palla che è finita fuori di poco. E allora si ripropone Civitella con Mazzocchetti. Horvat viene un po' trattenuto da Jetson ma se la cava di forza e di fisico. Coco Smith, bella l'apertura di Dudu, attenzione per Horvat, buona posizione, però perde il tempo, il ritmo, è un po' stanco Horvat che ha speso tantissime energie, rincorre il suo avversario al limite del fallo, protesta questa volta la Lazio, però l'arbitro ha dato il vantaggio. Jetson, Daniele Chilelli, di nuovo a rinunciare al portiere la Lazio che è sotto di due gol. Daniele Chilelli, Jetson, Misael, Jetson ci prova quando ha spazio, si immola come si suol dire in questi casi. Dudu, Misael, Jetson, ancora Dudu che capisce tutto e poi cerca di far cozzare il pallone, guadagnare un fallo laterale, non gli riesce. Così Lazio si ripropone. Misael prova il tiro, sulla traiettoria c'è Jelavic, palla che va a toccare su Bijak, quindi c'è un time out chiesto probabilmente da mister Palusci. Ci fermiamo anche noi qualche istante, vi ricordiamo soltanto che mancano 7 minuti e 19 secondi alla conclusione, 3-1 per Civitella Color Max sulla formazione della Lazio che ha accorciato poco fa con Bijak dopo aver subito la doppietta di Horvat e il gol di Jelavic.
si può ripartire. Mazzocchetti lungo il lancio a cercare Horvat, esce del Ferraro, si scontra forse un colpo involontario al volto, la rimessa in gioco è per il Civitella color Max. Lupi se la prende con Horvat, palla lunga per Dudu, ci prova a volo. Sono sempre più frequenti queste soluzioni nel nostro campionato e talvolta vediamo dei gol spettacolari proprio con la rimessa dall'angolo e colpo a volo destro e sinistro che sia, gol bellissimi. È una soluzione comunque che adottano in molte squadre. Momento un po' di confusione sui due fronti, ci riprova Lazio con Bijak che ha contro di sé Dudu, controlla bene, ancora Dudu, bravissimo però Horvat a soffiare, gli parla Dudu, trova Titon che gli ostacola la strada e finisce col mandare il pallone direttamente in fallo laterale. Si riparte da Gonçalves e Misael, mentre è tornato in campo al posto di Titon Rocco Gianni, più difensore sicuramente del suo collega. Gradisce ben altro in spinta offensiva. Ancora Lazio con la casacchina del capitano Chilelli. Il tiro viene ribattuto da Jelavic e poi finisce sulle gambe di Barros. Fa laterale già battuto, poi Jetson sparacchia verso la tribuna. 6 minuti e 20 da giocare, 3-1 per il Civitella Color Max sulla Lazio. Questo secondo tempo sarà stato spettacolare, però meno più vivace, sì. E anche a livello di opportunità pare hanno speso tantissime energie. Dudu spedisce verso Jelavic che pensa anche al tiro, infatti lo effettua. Del Ferraro ribatte con i pugni, ancora Jelavic che riesce a rubare palla ma lo fa in modo irregolare su Jetson, se ne lamenta. Sta di fatto che Civitella adesso ha accumulato il quarto fallo, ha soltanto un bonus a disposizione per evitare il tiro libero. È rientrato anche Titon. Si asciuga il terreno di gioco. Si riparte da questa punizione causata da Jelavic poco fa. Scambio riesce, poi sfera che finisce a Chilelli, si strattona un po' con Jelavic, guadagna una rimessa già effettuata. Jetson, ancora palla che viene fatta girare, caccia di qualcuno più libero, più smarcato e soprattutto che abbia spazio per concludere. Misael ci sta pensando, interviene Dudu, anticipo su Chilelli perché intuisce tutto, però poi il pallone gli cozza sullo stinco, termina in fallo laterale già battuto. Ci riprova la Lazio, fa girare di nuovo, sfera Misael, Jetson, l'idea è buona, bravissimo Mazzocchetti a capire le intenzioni di Daniele Chilelli che sembrava poter mettere tranquillamente la palla dentro. Soluzione comunque trovata dalla Lazio, ci ha giocato un po' su, però alla fine è stata concreta. Bravo Mazzocchetti, comunque decisivo. Attenzione al tiro prevedibile, qualcuno respinge, salva Mazzocchetti in due tempi e poi Daniele Chilelli lo strattona solo per evitare il rilancio, ma va a beccarsi anche l'inevitabile cartellino giallo e il primo fallo di squadra. Ha sacrificato il suo giallo, lo sapeva, per evitare però la ripartenza che poteva essere insidiosa, quindi fatto con astuzia e mestiere. 5 minuti e 0,5 dice il cronometro alla conclusione, sempre 3-1 qui a Chieti tra Civitella Color Max e Lazio. Horvat resta bene la palla, poi rischia di commettere il quinto fallo, si regge bene Scaleschi, quindi
Horvat va di lusso. Jetson palla sulla destra per Miser, che non se l'aspettava neanche lui. Opportunità sciupata quando mancano 4 minuti e 40. Torna tra i pali il portiere Titon. Questo allungo, bravissimo Dudu nel contrasto vincente con Jetson, che sarebbe rimasto completamente solo davanti a una prateria. Ancora Jetson, il lancio viene deviato però da un suo compagno, per cui la rimessa in gioco è del Civitella Casanova Color Max. Titon, scambio per con Dudu. Horvat, Titon, la conclusione viene deviata. Dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo. Eh sì, abbiamo visto bene, il gioco è fermo. Beh, insomma, la deviazione è stata nettissima. Ci hanno provato i giocatori della Lazio, ma insomma, l'arbitro adesso va a redarguire verbalmente Del Ferraro. Però lo fa in maniera molto pacata. Gara sostanzialmente corretta. Attenzione alla deviazione sotto misura di Horvat, sembrava buona, qualcuno respinge sulla replica, sul tap-in, la manda fuori. Un po' appannato Horvat, ci sta, ha giocato una gran buona partita. Attenzione al gran recupero di Titon, di forza, anche se si aspettava il fischio Roca Barros. Ci poteva anche stare, lo ha spostato regolarmente, ma c'è anche il fisico di Titon, provvidenziale comunque questo recupero, perché Barros aveva spazio poi per concludere, sia pure da posizione decentrata. Sotto i 4 minuti, quando ci prova Jetson a cercare un compagno libero. Bisciak, autore dell'unico gol con cui la Lazio ha accorciato le distanze dopo la doppietta di Horvat e il gol di Jelavic. Jelavic che mette con la punta del piede in fallo laterale, spezzando questa trama. 3 minuti e 40 per essere esatto. La conclusione, niente male, non sappiamo se sia un grosso o un tiro direttamente in porta, va a cozzare sul capo di Chilelli, che però torna in panchina. Coco, l'idea è buona, però Dudu non può arrivarvi. Consumato tantissime energie Dudu, bravissimo a chiudere tanti varchi, giocatore preziosissimo, così come anche Coco. Adesso abbiamo capito, è stato ammonito Del Ferraro, era stato richiamato in precedenza, però francamente non abbiamo capito perché. Cambia poco nulla nella sostanza, la Lazio può ripartire in attesa di mettere addosso a qualcuno alla casacchina, però la pressione si fa alta, gliel'avrà data come disposizione mister Palucci proprio per evitare tutto questo. Però attenzione alle ripartenze, anche la squadra del Civitella che non ci riesce, anche perché la palla è un po' sporca, dura toccata per evitare che Bisciak potesse incurearsi nel corridoio giusto. Misael, Jetson, ecco di nuovo il quinto attaccante, muro di Jelavic che riesce a dare anche a Dudu, si allunga troppo il pallone, Dudu non trova il varco e approfitta Jetson che viene trattenuto per la maglia da Rocchigiani. Ancora Jetson, sarà sicuramente il fallo cumulativo e poi l'azione di Bisciak termina sul fondo. L'arbitro ha fischiato, vediamo che cosa ha deciso. E c'è il fallo cumulativo che viene assegnato giustamente al Civitella, perché Rocchigiani aveva trattenuto per la maglia il suo avversario. Però è quinto fallo, rischia adesso il tiro libero squadra di casa. Tanto l'arbitro fischiato che cosa? Forse la rimessa in gioco dal lato. No, si può ripartire da Mazzocchetti. Interviene Lupi, esterno destro, ma mette in fallo laterale, poteva fare meglio per anticipare il suo avversario quando mancano 2 minuti e 39 secondi alla conclusione, sempre 3-1 per la squadra di casa. Dudu dice ma lì non c'è nessuno, ce l'aveva con Horvat che esce stanchissimo
suo posto torna Rocchigiani. In campo minutaggio pazzesco di Dudu e di Coco Smith, ma anche di Jelavic. Pochissimo lo spazio per gli altri, e addirittura inutilizzati Dodò Correa e Fabinho, probabilmente per motivi fisici. Manca anche Romano, insomma, sono davvero precari. Attenzione al gol, arriva il gol, bel diagonale che stavolta ha piazzato di precisione da Miser, che ci ha provato in tutti i modi e alla fine ha vinto la sfida con Mazzocchetti, che nulla ha potuto, era coperto, ma soprattutto un rasoterra velenoso nell'angolo opposto. Si riapre la gara a meno 2 minuti e 22 secondi dalla conclusione, 3-2. Miser accorcia le distanze per la Lazio, che ci ha provato in tutti i modi per farlo e alla fine la squadra, i Reali, c'è riuscita, riducendo il gap completamente, quasi annientandolo, perché la squadra si è fatta veramente pericolosa. E adesso però subisce il brutto fallo su di Lupi, su Titon, che gli prende dunque la maglia. Cartellino giallo inevitabile, secondo fallo degli ospiti, che rischiano poco in termini di tiro libero quando mancano 2 minuti e 10. La gara si farà emozionante in queste battute finali. Si è trovato concretezza con l'applicazione del portiere di movimento, difeso quanto ha potuto la squadra abruzzese, la cosa è riuscita più volte ma non sempre. Quindi al gol di Bijak quello di Misael, comunque è stato protagonista anche in occasione del primo gol, che lui aveva tentato in maniera analoga di infilare il portiere Mazzocchetti nell'angolino, poi quasi sulla linea c'era Bijak che ha deviato. Horvat, colpo di testa su Del Ferraro, comunque arriva giusto giusto in tempo. Colpo di testa anche di Jelavic, che non ha fortuna perché la palla cozza contro il soffitto. Tornano in campo Coco Smith e Rocchigiani in fase difensiva e in chiave difensiva al posto di Horvat e Jelavic. No, Jelavic è rimasto in campo. E Titon, scusate. Dudu devia con la punta del piede. Mancano 1 minuto e 28 secondi alla conclusione. 3-2, la Lazio cerca disperatamente la via del pareggio. Altrettanto disperatamente il Civitella cerca di conservare questo preziosissimo minimo vantaggio. La conclusione dalla distanza provata da Scheleschi termina alta. Si riparte dunque da Mazzocchetti, che non trova compagni, è costretto a dare in una zona dove non c'è nessuno. Misa è il migliore sicuramente in questo secondo tempo degli ospiti. Daniele Chilelli, retropassaggio allo stesso Misael, appoggio corto a Scheleschi, che adesso funge da playmaker, si è allontanato in altra zona, si è posizionato Jetson lateralmente. Bella la risposta di Mazzocchetti, ma è ancora la Lazio che ci riprova quando siamo negli ultimi 42 secondi di gioco. Scheleschi, Jetson si è riposizionato centralmente, ha provato a cambiare posizione in precedenza. Sfera Bijak, la botta, grande parata del portiere, intanto ci prova Dudu, palla fuori, grande intervento di Mazzocchetti, intervento salvifico. Il cronometro dice 27 secondi alla conclusione, sempre 3-2 per Civitella Color Max con la Lazio. Del Ferraro torna tra i pali, va a recuperare il pallone, si riparte da lui, vedremo se presserà alta la formazione del Civitella Color Max. Sarà alta nel suo pressing proprio per evitare di inserire di nuovo il portiere di movimento. Si provvede ad asciugare il campo nell'area abruzzese, mentre Del Ferraro pronto a rinvio. 27 delicatissimi secondi. Del Ferraro, palla corta, subito il portiere di movimento, però si parte dalle retrovie, non aggancia Bijak, che è stanchissimo,
Quindi grossa opportunità per i locali di gestire questi preziosissimi 21 secondi. Titon chiede la distanza. Rocchigiani, colpo di tacco per Titon che sopra l'avversario, la porta è vuota. Grande intervento di Del Ferraro, duplice intervento, mentre la Lazio non riesce a gestire questo pallone, finisce tra le mani di Mazzocchetti, che può rinviare il colpo di testa difensivo. Mancano ancora alcuni secondi, il tiro dalla distanza, un secondo e la sirena dice 3 punti di platino per il Civitella Color Max, che finisce col meritare al di là della generosità di una Lazio che ci ha provato in tutti i modi, cioè è riuscita 2 volte a scardinare la porta di Mazzocchetti, ma alla fine il Civitella l'ha spuntata, sia pure di misura, un risultato che ci sta nelle proporzioni per quanto il Civitella è riuscito a fare il primo tempo, poi anche il suo impegno incredibile nelle retrovie, considerando che ha potuto utilizzare soltanto alcuni dei suoi uomini, quindi con pochissimi ricambi ha fatto una sorta di miracolo contro una Lazio che ha dato tutto quello che poteva e ha giocato decisamente meglio la ripresa rispetto a un primo tempo sbiadito, nel contesto di una gara che non ha entusiasmata ma che è stata comunque emozionante nel finale. Vi ricordo soltanto i marcatori: doppietta di Horvat per i locali, gol che arrotondava il temporaneo 3-0 di Jelavic, e poi per quanto riguarda gli ospiti, Bijak e Misael, che era stato anche l'autore dell'assist con cui Bijak aveva temporaneamente portato sul 3-1 il risultato, 3-1 che si è trasformato in 3-2, ma che non è bastato alla generosità, magnanimità di una Lazio che non ce l'ha fatta. 3 punti preziosissimi per Civitella Color Max, che salta da 3-6, che affronterà di nuovo qui al Palo Santa Rifinamina sabato prossimo in un altro turno interno il fortissimo Napoli. È proprio tutto, grazie qui dal Palo Santa Filomena, grazie alla parte tecnica gestita da Massimo Lupacchini. Appuntamento a sabato prossimo. Grazie e buonasera.